mai. Una bella vittoria, un buon inizio, il suo commento a caldo. Beh, il commento a caldo è quello di... ce l'avamo preparati a dovere, eravamo sempre in crescita, avevamo avuto qualche problemino, un po' di paura, tra virgolette, non ho mai paura, perché io sono navigato questi tornei, queste situazioni. Però quando ho visto che erano rinforzati da tre, più un prestito al Milan, la prima squadra, francamente pensavo che fosse dura. Cioè, la squadra ha reagito bene, ha fatto quello che gli ho chiesto, con molta intensità, molta applicazione. E siamo stati premiati un paio di episodi fortunati, però sono sempre stati padroni, secondo me, della situazione. Credo che sia una vittoria meritata e soprattutto stupenda per i ragazzi, per un buon inizio, per cercare di fare al meglio possibile. Siamo sulla strada buona e non dobbiamo assolutamente smarrirla, ma dobbiamo migliorare ancora, perché qualche errorino di troppo abbiamo fatto. Tra i commenti in tribuna, però, l'autorevolezza con cui ha giocato la squadra ha colpito. Beh, è d'accordo? Sì, sicuramente sì, anche perché siamo padroni, praticamente erano bravi, abbiamo cambiato 3-4 volte il modulo, siamo fatto il 3-4-1-2, poi abbiamo fatto il 3-4-3, poi abbiamo fatto il 4-4-1-1, sempre facendolo molto bene, essere ordinati e aggressivi, cercando sempre di andare a cercare il gol, non abbiamo mai cercato di difendere quello che... ma cercavamo di farne sempre uno in più. Tanto vale che nel 4-1 siamo stati un po' leggerini, dove ci siamo persi un'occasione clamorosa e non siamo stati bravi in copertura, però è anche da dire che era alla fine e avevi 4 gol di vantaggio, magari il ragazzo consciamente può anche avere ceduto un attimo, che comunque mi sono arrabbiato perché non deve succedere. Però devo dire che questa autorità è importante e spero solo di migliorare. Perfetto, grazie a voi. Grazie.